Buonasera e ben ritrovati all'Infinito dentro un bisogno, l'appuntamento che ci porta a scoprire e conoscere il welfare locale attraverso le persone che animano il sociale delle nostre due province. Apriamo la nostra puntata con l'editoriale del nostro presidente Carlo Teruzzi, che oggi ci propone una riflessione sul fenomeno crescente della povertà sulla base di una ricerca condotta da Ires Piemonte. Un'indagine dell'Ires Piemonte emerge un quadro particolarmente preoccupante. Questa indagine riguarda il decennio 7-17 e i dati appunto che emergono sono un calo generalizzato dei redditi, una forte crescente disoccupazione, in modo particolare disoccupazione giovanile, disagio abitativo e appunto una generalizzata crescita delle povertà estreme, cioè di quelle persone che non solo non arrivano a fine mese, ma in qualche modo proprio non hanno assolutamente alcun reddito. Questo quadro, questa situazione colpisce in maniera particolare alcune fasce, fasce deboli, gli anziani soli, soprattutto anziani che necessitano di cure mediche, famiglie monoreddito, con a carico ancora figli disoccupati e famiglie appunto nelle quali i coniugi hanno entrambe perso il lavoro e non hanno un'abitazione propria. Ora, io direi che questo quadro non è sempre così evidente a livello nazionale, media e classe politica non sempre ci rendono testimonianza di quello che davvero sta accadendo. Vuol dire che la crisi, questa crisi non solo non è passata, ma per certi aspetti sta mordendo in maniera particolare ancora sulle fasce deboli e sui ceti meno abbienti. Bisogna in qualche modo dire ancora per l'ennesima volta che il mondo del volontariato, in questo caso unitamente alle istituzioni, si trova in prima fila per far fronte a questo forte disagio. La Regione Piemonte dall'anno passato è stato istituito il REI, Reddito di Inclusione, che sta attivando una sorta di welfare mix, cioè di sostegno, non tanto in logica assistenziale, ma che vede di coinvolgere anche il mondo del no profit, il volontariato, la comunità locale e i corpi intermedi. Certo, da solo non basta, come dicevamo, il mondo del volontariato è ancora una volta in prima fila. Gli appelli pertanto sono due al mondo politico, perché davvero prenda sul serio e cerchi di far fronte in una logica appunto di sussidiarietà a questa situazione e al mondo del volontariato e del no profit perché su questo faccia rete. Io lo dico spesso, da soli non andiamo da nessuna parte e in modo particolare di fronte a un'emergenza che sta diventando quasi normalità, il mondo del volontariato deve davvero fare fronte comune mettendo in campo tutte le proprie risorse. Andiamo ora a conoscere le nostre associazioni. Iniziamo occupandoci di musica, una musica speciale perché solidale, con il coro Un Incanto d'Argento, che offre aggregazione e stimoli alle persone anziane che fanno parte del coro e porta la propria musica per allietare e rallegrare gli ospiti delle case di riposo e tutta la comunità. Un Incanto d'Argento nasce grazie alla volontà di alcuni cantori che già da anni frequentavano l'Università della Terza Età del Comune di Omegna, in particolare del corso di canto, che decidono ad un certo punto di non solo imparare a cantare, ma anche di far fruttare questo fatto di cantare canzoni molto allegre, canzoni che ricordano il passato, e quindi formano l'associazione che si chiama Un Incanto d'Argento, e questo nome è stato scelto dopo sondaggio fra tutte le proposte da parte dei coristi. Un Incanto d'Argento è stato dato questo nome da Lea Balocco, che è una nostra ancora corista di anni 90, e significa uniti in canto con i capelli d'argento. Un Incanto d'Argento, tra l'altro, è un'associazione di promozione sociale. Questo vuol dire che tutti i volontari sono comunque i coristi e sono comunque impegnati non soltanto a cantare per loro stessi, ma a promuovere iniziative che siano di piacevole ascolto, ma anche di coinvolgimento di una comunità che ha come target delle persone
diciamo più anziane. Noi stessi siamo persone tutte di una certa età, dai 65 anni in su per la maggioranza. Svolgiamo delle attività che si rivolgono proprio a persone magari con qualche disagio, pensiamo alle nostre presenze nelle case di riposo, pensiamo delle presenze, stiamo lavorando con ProSenectute in un progetto che si chiama La Cura di Casa, e questo progetto ha proprio come finalità la cura delle persone anziane all'interno della propria casa, e questo ci sembra molto bello. Insomma, poi naturalmente abbiamo anche momenti allegri, facciamo spettacoli, cantiamo canzoni allegre, abbiamo momenti in cui cerchiamo anche di mescolarci ad un pubblico che sia insomma anche di un'età più diversa, ecco. Però maggiormente il nostro lavoro è dedicato a persone con età avanzata e problemi, magari qualche problema in più. A proposito delle associazioni che stanno sul nostro territorio, noi diamo la nostra disponibilità a partecipare ad iniziative di loro interesse per pubblicizzare loro attività, o comunque sia anche per dare una mano per far sì che loro raccolgano fondi. Il discorso che si faceva prima a proposito della cura di casa aveva anche questo scopo, oltre che far conoscere l'iniziativa. Quindi l'attività è proprio un'attività di promozione sociale, insomma, nella quale si fa di tutto pur di far sentire la nostra solidarietà nei confronti di chi è più debole di noi, e quindi goderci poi il ritorno di vedere che queste persone hanno la soddisfazione di averci invitati e di aver partecipato ad attività con noi. Noi abbiamo un repertorio veramente vario, dai pezzi operistici ai pezzi di operetta, che sono molto graditi al pubblico, perché sempre alla fine dei nostri spettacoli, quando le persone ascoltano il pezzo d'operetta, ci dicono: ah, mi ha ricordato mio padre o mia madre che mi cantavano queste canzoni. Poi abbiamo un repertorio folcloristico, abbiamo un repertorio moderno, religioso, perché naturalmente siamo anche al servizio della comunità quando ci chiama nelle messe particolari. In prossimità del Natale siamo stati invitati presso la casa di riposo Massimo Lagostina per allietare un po' queste persone che certamente si trovano in una condizione non così, diciamo, piacevole. Quindi noi siamo ben contenti di parteciparvi e portare un po' di allegria e dei ricordi del loro passato, ecco. E questo sarà martedì 18 dicembre alle 15. Dopodiché, dopo questo, offriremo anche una piccola merenda e diciamo faremo un'attività conviviale con tutti, ecco. Eccoci alla nostra consueta rubrica su fisco e contabilità con l'esperto, il dottor Federico Moine, che in maniera chiara e puntuale ci risponde sulle tematiche di interesse per il terzo settore. Dottor Moine, un dipendente di un ente del terzo settore può anche essere socio dello stesso ente? La risposta è sì. Nulla vieta che un ente del terzo settore assuma anche un lavoratore dipendente tra i propri associati. È necessario però distinguere, nel senso che in linea generale questa risposta è valida, ma bisogna sempre tenere presente che non si deve ricadere in una distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione, nel senso che il lavoratore dipendente deve essere un lavoratore dipendente a cui si applicano i contratti nazionali e le retribuzioni debbono essere in linea con essi. Da un punto di vista operativo è sempre opportuno che il dipendente non sia anche un associato dell'ente stesso, perché proprio per evitare possibili conflitti di interesse
e per evitare questa possibile presunzione di distribuzione indiretta di utili. Ricordiamo anche che negli enti del terzo settore la qualifica di volontario è molto importante e naturalmente il fatto di avere un rapporto di lavoro dipendente sarebbe incompatibile con la natura di attività di volontariato prestata per l'ente stesso. Ringraziamo il dottor Moine, a cui auguriamo buone feste e che ritroveremo naturalmente nella prossima puntata. Proseguiamo il nostro viaggio spostandoci a Novara, dove siamo andati a conoscere Liberazione e Speranza, associazione impegnata a favore delle vittime della tratta e delle donne vittime di violenza. Gestisce lo sportello antiviolenza per il conto del Comune di Novara per offrire alle donne risposte ed aiuto concreti. Liberazione e Speranza compie 18 anni. Nasce un po' in risposta a quello che è stato il grande giubileo del 2000, in maniera particolare al discorso della schiavizzazione, quindi dello sfruttamento a scopo sessuale di giovani donne o addirittura fanciulle. Un progetto pilota che nell'arco di pochi anni, occupandosi proprio della cura, dell'accompagnamento all'epoca solo, diciamo così, di giovani donne che erano prostituite sulle nostre strade, divenne poi un progetto che riguardò come esempio tutto il Piemonte, addirittura l'Italia. È diventato un partner, anzi sempre più attivo, sempre più importante, non soltanto dal punto di vista geografico, perché ovviamente sta assumendo connotazioni sempre più ampie, addirittura si sta collaborando anche a un progetto a livello europeo, ma anche dal punto di vista degli interventi. Si sta ampliando sempre di più il campo sulle necessità, per cui risposte sempre più adeguate. E con la necessità quindi di assumere anche personale sempre più professionalmente adeguato, preparato non soltanto dal punto di vista degli studi ma anche dal punto di vista umano, perché si ha a che fare con ferite. Liberazione e Speranza nasce appunto con persone costrette a prostituirsi. In questi anni, aderendo al progetto nazionale insieme alla Regione Piemonte, abbiamo accolto tantissime donne costrette a prostituirsi che grazie al loro impegno e alla loro forza volevano uscire dalla condizione in cui erano. Oggi abbiamo a Novara 14 donne in una forma di accoglienza diffusa, quindi abbiamo fatto questa modalità per cui ci sono alcuni appartamenti gestiti direttamente da noi come associazione e alcune donne che arrivano nell'ultima fase del loro percorso che vivono in strutture, in appartamenti offerti invece da alcune associazioni. Ma l'altro grande impegno di Liberazione e Speranza è fare dei progetti per ricostruire quello che è il loro percorso e per comprendere fino in fondo qual è il loro futuro, qual è la loro speranza di futuro, e quindi per arrivare a un inserimento poi nel mondo e nella cultura italiana. Il centro antiviolenza, questo è sicuramente un altro impegno molto significativo. Oggi il centro antiviolenza del Comune di Novara è aperto 7 giorni su 7 nell'arco di tutte le 24 ore della giornata per rispondere sia a livello emergenziale ma soprattutto per fare poi dei progetti per queste donne che arrivano da noi, che sono non solo fisicamente distrutte spesso, ma che devono riacquisire insomma tutta la loro dignità di essere umano, di persona e di donna. Nel lavoro che facciamo siamo anche di sostegno, grazie alla presenza della nostra mediatrice culturale, alla commissione territoriale che deve decidere se rilasciare o meno lo status di rifugiato alle persone che chiedono appunto asilo in Italia. In particolare, siccome ci sono alcuni indicatori che riguardano proprio la tratta di persone,
La nostra mediatrice fa questo lavoro straordinario di fare dei colloqui proprio per comprendere se le persone che arrivano chiedendo asilo hanno vissuto questa esperienza terribile dell'essere trafficati come esseri umani. Grande è la collaborazione con le forze dell'ordine per tutto il nostro lavoro, sicuramente sia per il centro antiviolenza che per le donne costrette a prostituirsi, e con una stima reciproca, insomma, che ci aiuta a poter davvero fare degli interventi mirati al bene delle persone. Per quanto riguarda ancora il centro antiviolenza, anche qua abbiamo un sogno nel cassetto, che è quello di poter avere finalmente nel territorio di Novara una casa rifugio vera e propria. Adesso ci sono diverse strutture sempre pronte ad accogliere in assoluta emergenza alle 3 di notte o il sabato mattina, in qualsiasi orario del giorno e della notte, in qualsiasi giorno della settimana. Il sogno è sicuramente quello di avere prima o poi una cosiddetta casa rifugio, cioè un luogo appunto adibito esclusivamente a quel tipo di accoglienza. Proseguiamo con la nostra rubrica dedicata ai volontari delle nostre associazioni. Siamo tornati dal Corpo Volontari Soccorso di Omegna, dove Ruggero ci ha raccontato la sua esperienza. Ascoltiamolo. Chi sei? Sono Ruggero Gallarotti. Cosa fai? Sono pensionato. Perché hai deciso di fare il volontario? Ma l'ho deciso, non c'è un perché specifico. Sono stato coinvolto tramite un mio amico comune 12 anni fa, che vedendomi in pensione mi fa: dai, vieni dai volontari che c'è bisogno. Io ero un po' titubante, perché non è che fossi una persona portata a quello, perché non avevo mai provato. Però mi ha convinto fino a tal punto che sono arrivato qua, e ancora ad oggi sono qua, ecco il perché, e lo faccio volentieri finché le forze, la salute e quant'altro mi sorreggono, e cerco di anche invogliare altra gente di cui conosco, giovani, meno giovani, pensionati, a fare questo, che ritengo sia una cosa molto molto utile. Oggi in primo piano vi presentiamo un'importante e consolidata iniziativa promossa dal Centro Servizi, l'inaugurazione del Mercatino della Solidarietà. Fino al 23 dicembre le associazioni di volontariato vi aspettano infatti in Piazza Martiri a Novara con i loro regali speciali. Un luogo dove i regali valgono doppio, perché non solo si possono comprare dei bei pensieri da regalare, appunto, ma attraverso l'acquisto si sostengono cura, servizi e aiuto alle persone in difficoltà. Il 21esimo compleanno, con 39 enti di volontariato che partecipano, con l'aiuto e il sostegno pieno e la sinergia del Comune di Novara, del Centro Commerciale San Martino, della Fondazione Banco Popolare e della Fondazione Comunitaria del Novarese. È molto importante mantenere questa tradizione, proprio per il messaggio che passa rispetto ai cittadini, di andare ad aiutare le associazioni di volontariato che si occupano degli ultimi, degli emarginati, di tante tematiche delicate ogni giorno. Quindi questo regalo solidale ha un valore molto ma molto più importante, perché sostiene le associazioni di volontariato che non si fermano mai. Noi siamo felicissimi dell'associazione di volontariato, del sicuramente anche il prestigio della posizione, quindi tutto quello che abbiamo messo a disposizione loro e che mettono loro a disposizione nostra, serve esattamente a far conoscere a tutta la cittadinanza quel valore del volontariato. Il volontariato è per gli italiani un valore aggiunto. Siamo uno dei primi popoli al mondo che si dedicano al volontariato, e forse con questo si può riuscire a creare anche una parità di valori e di diritti fra le persone. Siamo una fondazione che si rivolge proprio al servizio di chi opera in questo campo, quindi un'iniziativa come questa deve vedere anche la partecipazione di una fondazione come la nostra.
bisogna fare rete per riuscire a togliere più persone possibile dalle difficoltà, dalla povertà, da tanti problemi che assillano sempre di più questa nostra società. Appello dell'equipe Affidi del Cisossola. Si cercano urgentemente famiglie e persone disponibili ad accogliere bambini e ragazzi in affidamento. In particolare al momento, spiegano dal consorzio, serve una famiglia per Michele, un bambino di 8 anni con bisogni speciali. Ha voglia di essere accolto in un nucleo familiare che possa provvedere a lui, stimolarlo ed aiutarlo, accompagnarlo nella crescita e volergli bene. È un bimbo dolce, timido, semplice, un po' pigro, ma disposto ed interessato a partecipare con le sue capacità ed i suoi limiti a quanto gli viene proposto. Poi c'è Carlo, lui è un po' più grande, ha 14 anni, è simpatico, accattivante e spregiudicato, molto bisognoso di attenzione e amore, ma anche spaventato dal calore delle relazioni d'affetto. Le esperienze vissute da Carlo l'hanno disorientato e confuso, per questo ha bisogno di una figura paziente che lo possa comprendere, aiutare ed affiancare nella crescita. Il ragazzo aspetta una famiglia o un adulto che possa diventare per lui una base sicura, di cui fidarsi, per aprire il suo cuore. Giada invece ha 9 anni, è curiosa e simpatica, vivace, a volte un po' esuberante. La mamma della piccola l'ha cresciuta da sola e non sempre riesce ad essere presente come la bimba avrebbe bisogno. Per Giada si sta cercando una famiglia che possa accudirla nei pomeriggi in cui la madre è al lavoro, garantendole un luogo e le attenzioni adeguate alla sua età. Alle persone interessate il Cisossola propone un percorso non di valutazione ma di conoscenza, volto a valorizzare le caratteristiche e le diversità di ogni famiglia per poterla abbinare al meglio a quelle dei bambini e rendere tale esperienza indimenticabile. Chi fosse disponibile ad aiutare Michele, Carlo e Giada può contattare l'equipe Affidi allo 0324 52 598 interno 4 oppure scrivere una mail a equipeaffidi@cisossola.it. Non perdete ora gli eventi e le iniziative promossi dal Centro Servizi e dalle associazioni di volontariato in prossimità del Natale con l'agenda del volontariato. L'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare vi invita sabato 15 dicembre alle 20.30 allo spettacolo Christmas Show, musica, ballo e canto presso il Palazzetto dello Sport di Bagnella. L'ingresso è libero e il ricavato della serata sarà devoluto a Teleton. Spettacolo di beneficenza sabato 15 dicembre alle 21 al Teatro La Cappuccina di Domodossola in favore di Angeli dell'Hospice. Teatro e danza per una serata con ingresso libero, il cui ricavato sarà devoluto a sostegno dell'attività psicologica che Angeli dell'Hospice offre sul nostro territorio. Il gruppo Senza Barriere vi aspetta al mercatino di Natale solidale con i loro prodotti artigianali dalle nostre mani al tuo cuore. Domenica 16 dicembre dalle 10.30 alle 16.30 presso l'erboristeria Erbaluna in piazza San Vittore a Intra. Nuares.it e Cenacolo Dialettale Novarese vi invitano domenica 16 dicembre a partire dalle 14.30 presso il giardino di Palazzo Natta al Presepe Vivente di Novara. Cortei, cori e musica per un racconto del Natale speciale. Progetto Miao Fido presenta il Brindisi Natalizio, serata per brindare con i propri sostenitori e salutare il 2018 con un gesto di solidarietà. Domenica 16 dicembre alle 20.45 presso l'Happy Day in Corso Roma a Trecate. Il coro Un Incanto d'Argento vi invita martedì 18 dicembre alle 15.30 presso la Casa di Riposo L'Agostina per festeggiare insieme agli ospiti il Santo Natale e l'inizio del nuovo anno. Giovedì 20 dicembre alle 21.15 presso il Cinema Teatro Sant'Andrea di Pernate a Novara, Anvolt vi invita al concerto di Natale Un Solo Cammino, dal vecchio al nuovo mondo, ingresso libero. Il Centro Servizi per il Territorio vi aspetta venerdì 11 gennaio alle 18 presso la Cappella Mellerio a Domodossola per il concerto di raccolta fondi per l'acquisto del pulmino per le associazioni del territorio Note di Vita. Concerto per piano e voce con Roberto Holzer e Mattia Rossi. Ingresso 10 euro con prevendita presso il Centro Servizi e Libreria Grossi.
Vi ringraziamo come sempre per averci seguito e vi ricordiamo che la trasmissione andrà in onda su Azzurra TV il giovedì alle 18 e in replica il venerdì alle 13 e alle 21.30. Su Video Novara il venerdì alle 20.30 e in replica il lunedì alle 18.30 e il mercoledì alle 17.30. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook CST Novara VCO e condividete eventi e notizie. Aiutateci a rendere più forte la voce della solidarietà. Il direttivo e tutto lo staff del Centro Servizi vi augura un sereno Natale e un felice anno nuovo. Ci vediamo allora l'anno prossimo. Arrivederci.